Situata al centro di una fertile campagna ricca di corsi d'acqua e posta su una importante via romana che conduceva da Bergamo alla Lavezia, San Giorgio in Lemine è la più grande chiesa della diocesi di Bergamo, dopo la Basilica di Santa Maria Maggiore. La zona in cui sorge è la sede di un vicus, a sua volta centro amministrativo del Pagus Lemennis, poi detto nel Medioevo Lemine, per essere infine corrotto in Almenno e Almè. La chiesa si trova a pochi chilometri a nord-ovest di Bergamo, nel comune di Almenno San Salvatore. Arrivarci è facile, basta impostare il navigatore satellitare su via San Giorgio. Difficile è la visita se non in estate o nelle grandi ricorrenze. Una targa sul portone indica di contattare direttamente chi ne ha la custodia. Non è certa la data di costruzione della chiesa né della sua committenza, ma si è certi da documenti ecclesiali della sua esistenza nel 1171. Come si può intuire dall'aspetto, il San Giorgio in Lemine ha avuto due fasi costruttive. La prima, caratterizzata da una maggiore ricercatezza nelle finiture e nell'impiego di materiali. La seconda, caratterizzata dalla fretta di terminare la chiesa, utilizzando materiale calcareo e di minor pregio, o addirittura ciottoli alluvionali, interrompendo così una certa armonia estetica. Benché non avesse mai raggiunto il rango di parrocchia, ma fosse rimasta chiesa sussidiaria della Pieve Lemine, il San Giorgio, a seguito di donazioni e lasciti del popolo e dei fedeli, crebbe negli arredi interni. Col tempo raggiunse una certa autonomia liturgica ed economica, tanto da permettere, tra la fine del XIV e l'inizio del XV secolo, la decorazione interna di tutte le pareti della chiesa. Divenne inoltre punto di riferimento di una confraternita dedita alla penitenza e all'assistenza dei bisognosi. Finché divenne preda di lotte intestine tra chi era fautore dei signori di Milano e chi di Venezia. Questo provocherà la divisione di Lemine in due comunità, che durerà per secoli, culminando nella distruzione di Lemine inferiore del 1443 e con la dispersione di parte dei suoi abitanti. Vedendo a mancare una moltitudine di fedeli, la chiesa di San Giorgio fu venduta da veneziani ai propri sostenitori. E abbandonata, provocando grave incuria. Con la peste del 1630 la chiesa fu destinata, isolata com'era, a cimitero e tale rimase successivamente, interrompendo così momentaneamente il degrado e riattivando una certa manutenzione devozionale che salvò gli affreschi interni. Ma è con gli anni 50 del XX secolo che abbiamo una rinascita, grazie a una nuova sensibilizzazione di autorità e cittadini. L'interno della chiesa, con tre navate e abside centrale, è caratterizzato da semplici strutture, con pilastri senza basi né capitelli. Tutte le pareti erano un tempo affrescate, ma quello che rimane è di rilevante importanza per l'arte pittorica lombarda, con il suo procedere nel racconto lungo le pareti. Dai più antichi affreschi sui pilastri del XII secolo a quelli del XV, ritroviamo nella ricca committenza pittori di scuola romana, assisiate e lombarda. Ecco di seguito alcuni dei più importanti affreschi.
Malgrado il suo aspetto bitonale, il San Giorgio in Lemine, anche per la sua posizione tra i campi, suscita in noi grande interesse e un certo fascino.